Una manifestazione indetta dai sindacati ieri per discutere delle problematiche del settore edile che nella provincia di Salerno sta pagando il prezzo più alto in termini occupazionali, sociali ed economici. La piazza, antistante la prefettura e via Roma, è stata presidiata dai lavoratori edili provenienti dall'intera provincia di Salerno, con il blocco anche del traffico veicolare. Il corteo si è poi spostato dinanzi al cantiere di Porta Ovest. Poi un incontro tra i sindacati e il prefetto di Salerno, Gerarda Pantalone, nel corso del quale si è deciso di avviare il tavolo di discussione affrontando per prima cosa due problematiche più urgenti. La convocazione dei sindaci interessati dal passaggio della Salerno-Avellino per cercare in sinergia di recuperare il finanziamento di 123 milioni di fondi CIPE dirottati, sottolineano i sindacati, verso altri progetti per mancanza di un progetto esecutivo da parte dell'ANAS e la convocazione della Regione Campania per conoscere lo stato delle somme stanziate per i paesi del Cilento e del Vallo di Diano interessati nei mesi scorsi dal dissesto idrogeologico che a tutt'oggi, nonostante solleciti da parte della prefettura stessa, sono rimasti soltanto sulla carta. Dalla discussione è emersa anche la necessità di garantire la legalità e la sicurezza nei cantieri ancora insistenti nella provincia di Salerno. Il prefetto Pantalone, visto l'osservatorio permanente della legalità aperto presso la prefettura di Salerno, ha deciso di allargare tale tavolo alle rappresentanze sindacali. Soddisfazione dunque da parte dei sindacati, che auspicano che questa nuova intesa possa protrarsi nel tempo e portare alla categoria degli edili lavoro, legalità e sicurezza.